Rebecco è un piccolo borgo nella frazione di Lavone, che è una frazione del comune di Pezzazze, nel cuore della Valle Trompia. È un posto magico perché è rimasto conservato nei secoli e in qualche modo racchiude la storia e la tradizione dei popoli che hanno vissuto in questa valle. La Val Trompia è, insieme alla Val Sabbia e all'Oltrepò Pavese, uno dei territori in cui stiamo svolgendo il nostro programma intersettoriale Attivare, mirato a rivitalizzare le aree interne. Sono aree che si trovano lontane dai centri abitati principali, che non offrono più opportunità di lavoro in senso classico e che sono caratterizzate dallo spopolamento, ma in cui abbiamo riscontrato una tendenza al ritorno, specialmente da parte delle giovani generazioni. Alla luce di ciò, quello che stiamo cercando di promuovere con il programma Attivare è proprio un'inversione di tendenza, un ritorno nelle aree marginali, quindi invertire il fenomeno di spopolamento, ma come? Offrendo servizi nel territorio e soprattutto offrendo opportunità di lavoro. Su chi puntare per ottenere questo risultato? Beh, sicuramente si dovrebbe puntare sui giovani. Gli edifici che sono qui ancora conservati sono edifici rurali e quindi al loro interno troviamo la stalla, troviamo il focolare per riscaldare il latte e fare il formaggio, il fienile che serve ad alimentare le bestie. L'abbiamo fatto oggetto di studio insieme all'Università di Brescia per avviare un esempio di restauro rispettoso e di valorizzazione. Accanto al recupero edilizio, l'intervento qui mira a una rigenerazione del tessuto anche sociale di coloro che abitano e vivono ancora nella valle. In quest'ottica si inserisce il sostegno nell'ambito del programma Attivare al Campus Restart Alp, perché uno dei ragazzi che partecipa quest'anno alla terza edizione del Campus Restart Alp svolgerà proprio la sua idea imprenditoriale in questo borgo. Rebecco, noi siamo partiti con un'idea di creare una rete di imprese di 11 aziende agricole già nella valle. Una delle aziende agricole è di mio papà e vogliamo unirle per rafforzare i prodotti. Vogliamo creare tre cose principalmente: un agriturismo, dovrebbero più o meno uscire 10 posti letto, riscoprire piante antiche o i frutti di bosco, e poi vorremmo creare dei corsi formativi, tutto questo per valorizzare i prodotti della valle, unire tutte queste piccole realtà per farci più forza tra di noi. La rigenerazione dei luoghi, il recupero dei manufatti e dei territori è sicuramente uno dei focus del nostro programma. Torneremo qui tra qualche anno, qui a Rebecco, per constatare che grazie al programma Attivare, in cui Fondazione ha investito tanto, e al Campus Restart Alp, che Matteo ce l'ha fatta, e quindi grazie alla sua idea, al suo impegno, alla sua dedizione, questo borgo effettivamente sarà rinato.